Per cercare di cogliere ciò che è stata la civiltà sarda dei nuraghi tra la media età del bronzo e l'avanzata età del ferro, occorre osservare le torri di pietra nella cornice dei luoghi in cui sono sorte. I nuraghi danno rilievo allo scenario fisico e umano della Sardegna attuale, così come lo dettero nel remoto passato, quando a migliaia furono edificati e poi occupati per secoli con alterne vicende. Il paesaggio fisico dell'isola appare infatti sempre intimamente correlato al paesaggio archeologico. Le torri a tholos, nella loro forma più elementare, prevedono una struttura tronco-conica con camera circolare. All'interno potevano aprirsi ambienti minori, come celle e silos. Altri nuraghi presentano una planimetria più complessa, spesso frutto di diverse fasi costruttive. Le loro funzioni dovettero essere articolate e molteplici all'interno di un complesso sistema tribale. Il culto centrale della società nuragica era quello delle acque. Non solo l'acqua del cielo, come eredità di una religione della pioggia tipica delle civiltà agricole, ma soprattutto quella sorgiva e dei pozzi. Furono costruiti, allo scopo, pozzi e fonti sacre e, talora, importanti santuari che potevano attirare pellegrini da numerosi villaggi. I templi delle acque, così equilibrati nelle proporzioni e nella composizione geometrica, rappresentano in alcuni casi il culmine dell'architettura nuragica. Il senso del sacro si concretizza in importanti sforzi costruttivi che danno luogo ad edifici con murature isodome e ad apparati idraulici che caratterizzano sacelli destinati a pratiche rituali. Nei luoghi di culto, il nuraghe, monumento eponimo della civiltà, viene spesso riprodotto in pietra negli altari e nelle tavole di offerta, diventando il simbolo stesso di un'intera etnia i cui valori, già alla fine dell'età del bronzo, stavano subendo una profonda trasformazione. Lo stesso nuraghe, talvolta, diviene luogo di culto. I templi a Megaron, cosiddetti perché ricordano le analoghe architetture micenee, spiccano per le geometrie rettangolari rispetto alle prevalenti forme curve delle costruzioni nuragiche. Dai luoghi di culto, dove talora si evidenziano tracce di lavorazione del metallo, provengono molte delle figurine bronzee realizzate a cera persa e offerte come ex voto nei santuari. Non una produzione in serie, ma creazioni sempre diverse e originali che ci permettono di ricostruire molti aspetti della civiltà nuragica.
L'impulso religioso porta l'uomo a rendere eterna la memoria dei morti, ricorrendo a forme architettoniche imponenti e raffinate, le tombe dei giganti. I monumenti funerari, seppure rappresentano manifestazioni peculiari ed esclusive della civiltà nuragica, conservano tracce che li collegano al megalitismo funerario di tutta l'Europa. Nel nome popolare di Tombe dei Giganti riecheggia il mito di eroi giganteschi nel fisico, il cui spirito sembra non avere mai abbandonato le ciclopiche sepolture. Il termine nuragico non identifica un preciso soggetto etnico o una grande corrente ideale, ma un fenomeno essenzialmente architettonico del megalitismo a torre, che sottintende capacità tecnica, impegno economico, organizzazione e forte aggregazione sociale.